A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Affermare che nella vita esistano cose ben più importanti di 22 uomini in pantaloncini che corrono dietro a un pallone può suonare persino scontato e banale, ma difficilmente oggi trovereste tifosi tra gli spalti che metterebbero la mano sul fuoco rispetto a questa affermazione. Comincia una nuova stagione di uno dei più bei campionati nel mondo, in quella che da sempre è una terra di viscerale passione calcistica. Oggi si alza nuovamente il sipario sul nostro campionato. Questo sport è da decenni parte integrale della cultura e della società del nostro paese. La prima giornata di Serie A è sempre un evento. Hai ragione, Fabio. Molti sono convinti che il nostro campionato non sia più quello di una volta. È innegabile che rispetto ad altre leghe siamo forse un po' indietro sotto diversi aspetti. Però dal punto di vista meramente calcistico resta uno dei tornei più difficili, questo lo sottoscrivo. Cucirsi lo scudetto al petto è un'impresa difficilissima. Diamo il via alla partita. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Brozovic. Lautaro Martinez. La gioca in profondità. Sceglie di andare per vie verticali. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Gioca una palla lunga. Ecco il tiro! Che gol di River Plate! Ed è il primo gol della gara. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. The goal score for River Plate after 6 minutes is number 23. E la partita inizia alla grande, subito gol. Brozovic. Tocco preciso. Si avvicina alla porta. Parata strepitosa di Sommer.
Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Decide di giocarla corta. Darmian. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Sceglie il pallone morbido, cerca lo spazio con il pallonetto. Un intervento impeccabile. Embolò ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Ci prova con un pallone. Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. Darmian. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Asensio. Pallone interessante in verticale. Tenta di allontanare il pallone. Prova il tiro. Pallone allontanato dall'area di rigore. Cerca l'uomo là davanti. Può liberare. Colpisce il pallone. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Brozovic tenta da lontano. E passa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Va al Embolo e l'estremo difensore ci arriva. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Bella questa palla lunga. Un gol sarebbe stato la degna conclusione di questa splendida giocata. Sceglie di battere corto. La gioca all'indietro. Pronto al tiro. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Se ne va. Prova a darla profonda nello spazio. Provano a partire in velocità. Calibra un bel pallone. Riceve palla da dietro. La gioca in aria. Tenta la conclusione.
un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Il River Plate ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Darmian, la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Occhio perché ci prova, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Dzeko ci prova con un pallone profondo, tenta la giocata nello spazio e il passaggio non arriva a destinazione. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé, passaggio in Embolo. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Mbappé! Tenta nuovamente! Sulla destra. Asensio. Ci crede, cerca. Salva Andanovic. La allontana deciso. Tenta. Niente da fare, il pallone sorvola la traversa. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. There will be one minute added time. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Traversone di Çalhanoğlu. Ci pensa il portiere a respingere. Pallone interessante in verticale. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. Il River Plate esce dal campo con l'unico gol della partita a referto, in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. And please welcome our lads to the field. Substitution for River Plate. Number 8. Si riparte per il secondo. Dybala. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Number 22. Lo sposto, azione fallosa, nessun dubbio. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Il River Plate ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Diego Carlos. Roberto Carlos.
Çalhanoğlu sceglie di andare per vie verticali. C'è spazio da sfruttare in verticale. Bella palla, deve approfittarne. Asensio vuole il lancio filtrante. Ricomincia dalle retrovie. Cerca aiuto nella zona laterale. Palla di nuovo verso il centro. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Passaggio forse. Qui cercherà il tiro. Colpisce in linea portiere battuto. Brozovic. Il River Plate ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. E passa. Prova a darla profonda nello spazio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Perisic. The attendance for this match was fallo, 60,810. Non si fa attendere troppo l'arbitro, ecco il responso inappellabile, espulso, game over per lui. Ahi, le condizioni di questo giocatore non sembrano buone e probabilmente è in seguito allo scontro di poco fa. E ora dovranno giocare il resto della gara 10. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Substitution for River Plate. Number 23. Coming on the field is Number 3, Falcao. Tentativo di allungare il gioco. Intervento decisivo. Darmian. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Ennesima palla recuperata. Roberto Carlos. Vitor Hugo sta vivendo senza dubbio un momento fantastico. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Prova a verticalizzare e trova bene il compagno. Prova a calciare. Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Ha forzato il tiro, sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Brozovic. Difesa dura ma pulita in questo frangente. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui.
Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Number 5, Diego Carlos. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Number 17. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Grave distrazione qui. Vedrai. Supera il diretto avversario. Dzeko. Dzeko! Infilza il portiere. Ecco il pareggio. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. After 76 minutes is number 9, Eden Dzeko. Si ricomincia da una situazione di parità. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti ritmi e provare a vincere? Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Barella. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Che pallone gli ha dato! Conclusione! E ha fallito una buona occasione da gol. Hanno sprecato una buona occasione per portare a casa il risultato. È una gara contratta. Un gol adesso significherebbe vittoria certa. Errore clamoroso, bruttissimo fallo in aria. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. A giudicare da quanto abbiamo visto, i giocatori hanno ben poco da arrabbiarsi. L'arbitro sa quello che sta facendo. Tutto pronto dal dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. Vandanovic. C'è il retropassaggio. Mbappé! Che gol di River Plate! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. E non poteva mancare un'occasione del genere. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. The goal scorer for River Plate after 83 minutes is number 7, Kylian Mbappe.
e passano in vantaggio. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Palla in avanti verso il compagno. Ci sarà calcio d'angolo. Tocca con la testa. E hanno sfiorato il gol. Roberto Carlos. Estremo da difensore da caccia lunga. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Intercetta il passaggio, pericolo. La difesa deve intervenire. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Intervento decisivo, vediamo cosa succede. Cartellino rosso. Episodio che può davvero cambiare la partita. E ora sono costretti a giocare con ben due uomini in meno. Davvero brutta la situazione per loro. Çalhanoğlu, pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Prova a metterci il piede. Il portiere la spedisce su. E no, niente, è finito il fuorigioco. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Skriniar, Barella, la gioca a sinistra, suggerimento fuori misura. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo a termine di una gara senza esclusione di colpi. Mbappé ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Il River Plate non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. Non ci resta più molto tempo. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.